pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Ottavi di finale Super Cup Pescara contro Blue River, risultato di 1-1. Andiamo a intervistare un po' i protagonisti in campo. Andiamo da Jacopo Antonio Teti, portierone del Pescara. Jacopo, oh, siete andati sotto, poi avete rimontato. Cadone si è mangiato un gran gol sotto la porta, comunque ci siete. Ci siamo, ma bisogna mettere dentro l'occasione che abbiamo. Il gol a freddo ha certamente cambiato la partita per quanto riguarda questo primo tempo. Cerchiamo nel secondo tempo di fare meglio. Va bene, bocca al lupo nel secondo tempo. Andiamo a intervistare il Mario Morrone. Mario, 1-1 il risultato, siete partiti benissimo, poi siete calati un po', come mai? Sì, soprattutto il caldo, non abbiamo ritmo, ci dobbiamo trovare nel secondo tempo. Soprattutto un gran Corrado nella vostra squadra. Sì, grandissimo, grazie a lui grandi prestazioni, lo ringrazio da qua fino a domani. Comunque ricordiamo che hai segnato tu l'1-0, sì. Quindi comunque senza di te 0-0 ancora. Comunque Mario, secondo tempo? Speriamo di vincerla e continuare, soprattutto con una grande squadra. Va bene, in bocca al lupo al secondo tempo, ci vediamo dopo, ciao. Andiamo dal migliore in campo, Savarese. Cediamo la medaglia come migliore in campo. Savarese, una grandissima partita per voi, approdate ai quarti di finale. Cosa mi dici? Direi che abbiamo abbastanza meritato, anche se non abbiamo giocato come la prima fase. Nel primo tempo siete stati in difficoltà. Nel secondo tempo avete meritato. Secondo tempo sì, ci siamo difesi molto bene, devo dire. Siamo stati abbastanza sciuponi sotto porta. Dobbiamo migliorare soprattutto sotto questo aspetto. Va bene. A chi vuoi dedicare la medaglia? A tutta la squadra e a mio padre. Andiamo ora da Giorgio Valcaro, migliore in campo dei suoi. Giorgio, per voi arriva una sconfitta sui rigori. Però comunque ve la siete meritata. Sì, certamente. Mario, vittoria. Potevate andare anche un po' più avanti, no? Sicuramente non sarebbe stato un risultato bugiardo. Non abbiamo rubato niente. Però comunque siete entrati a torneo in corsa, anche mentalmente disorganizzati, non per colpa vostra. E a settembre vi ritroveremo più convinti e più concentrati, forse. Vero, forse è stato proprio questo. Sì. Poca concentrazione, poche partite per entrare nel torneo. Giorgio, c'è qualcosa da migliorare per settembre per quanto riguarda la tua squadra? Per settembre secondo me è un po' a difesa. Forse. Un po' le magliette tutti quanti uguali, certo, per me. Bocca al lupo, Giorgio Vaccaro. Mario, qualcosa da dire? Morrone. Mario. Ora è il momento di tirare rigore. Va bene, anche a Cristiano Ronaldo ieri l'hanno fatto tirare, quindi siamo là. Va bene. Bravi ragazzi.